Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Il podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Pace di Cristo, bella e amata Chiesa di Torino, oggi mercoledì 24 gennaio 2018. Dopo qualcun tempo dall'inizio dell'anno, credo che l'ultima puntata di Torino oggi ha stato quella parola all'inizio dell'anno, più o meno 23-24 giorni fa, che parlavano del copia incolla. E fratelli, pace di Cristo, Dio vi benedica il vostro pomeriggio. Sono le ore 13 puntualmente, iniziando un nuovo appuntamento di Torino. Oggi parla il pastore Guzman della Chiesa di Torino insieme a mia moglie e la sorella Maria, e ho sentito di molta importanza condividere con voi questo che mi è accaduto questa mattina molto presto al mattino. Fratelli, ho detto varie volte o tante volte dall'inizio, insieme al nostro caro staff, a quegli ingegneri che hanno ricevuto questo spinto del Signore di avere questa fabulosa maniera di comunicare utilizzando elettronicamente, digitalmente, con la tecnologia di oggi, il podcast. Semplicemente una registrazione che si fa al vivo, ma rimane per essere ascoltata o può essere ascoltata dopo, e non con niente necessariamente preparato, ma è il mio sentire dall'inizio insieme allo staff, al nostro caro copastore, il fratello Enzo e il fratello Alessandro a Milano. Non parlare per parlare, ma quando parliamo, che sia sotto non solo la volontà di Dio, ma lo spingere del suo Santo Spirito a parlare,
a condividere un qualcosa di importante di guida, di edificazione per la Chiesa di Torino, la Chiesa di Milano, per nostri amici, fratelli che ascoltano. Dio ti benedica, Dio vi benedica grandemente. E benvenuto oggi a questo ascolto. Curiosamente, ci sono fratelli, tante delle conferenze che hanno delle notifiche che mi avvisano con tempo, sempre prendo il tempo di scegliere quelli che impattano il mio spirito. E ci sono dei grandi maestri che seguo. Personalmente per la mia edificazione, per prima l'edificazione di mia moglie, della mia casa e ovviamente se lo sento del Signore per la guida anche della sua chiesa per prima a titolo locale. Questa mattina verso la ora, credo che era la 1:50 della mattina, mi sono svegliato e non poteva dormire. Ho pregato per un po' e dopo mi sono messo ad ascoltare la parola di Dio. Dio benedica il grande sforzo che la Chiesa locale sta facendo leggendo e ascoltando la parola di Dio, un capitolo alla volta, vari capitoli, in un giorno abbiamo un piano definito e abbiamo una bellissima, straordinaria disciplina nella lettura, nell'ascolto e prego che ogni membro della Chiesa locale possa veramente approfittare questa grande benedizione che abbiamo alla nostra disposizione, non solo per la nostra edificazione giorno dopo giorno, ma anche per la nostra successione. E dopo di qualche momento mi arriva la notifica di questa conferenza che iniziava negli Stati Uniti, era live, ma non mi aveva neanche reso conto. Per caso vado al link della notifica e ascolto questo meraviglioso messaggio che impatta un qualcosa che è molto caro al mio cuore, e quello è della successione apostolica. E per questo titolo ho inserito queste tre parole, successione, eredità, legato. In inglese la ultima parola, legato, va a una parola molto classica in inglese che si usa di questa maniera. Si dice legacy. Legacy, L-E-G-A-C-Y, legacy è la parola giusta in inglese. Quindi successione, eredità, legacy, o lo dico in italiano in una traduzione più, secondo me, che altro, legato, un legato. Se lo posso lasciare così. È forse un sinonimo interessante nella definizione, secondo Trecani, sarebbe una unione, un link, L-I-N-K, link, come quello che ho inviato su questa puntata. Se vai a Facebook o al WhatsApp, semplicemente si fate il click lì. Arriverete a questa informazione al live di oggi. Gloria al nome di Gesù.
Questa mattina, continuando avanti, prima di leggere una scrittura per voi, ho inserito almeno quattro punti che hanno impattato e impattano la mia vita in Cristo Gesù. Numero uno è veramente leggere la sua parola, ascoltare della sua parola giornalmente. È sempre un sano consiglio. Gloria a Dio, la parola, la sorella Deborah, Dio ti benedica, sorella, mi scrive. Forse la parola più giusta, legame, lasciare un legame è più collegato alla parola legacy, invece di ovviamente lo stesso significato, ma mi sembra più giusta. Grazie, sorella, pace di Cristo. Allora, per prima, non può avere un qualcosa più importante nella nostra giornata che ascoltare la sua parola, leggere la sua parola giornalmente. Il secondo sano consiglio è almeno avere, almeno fratelli, un'ora di preghiera solida, sincera e vera davanti all'Eterno. E sempre sarà un buon fondamento per la nostra vita cristiana apostolica nel nome santo di Gesù. Se io devo fallire per alcune circostanze o anche un errore da parte mia, io voglio fallire sotto la volontà di Dio. E possiamo commettere tutti errori. Attenzione alla differenza tra la parola un errore a un orrore. Errore semplicemente come un fallimento, orrore veramente in italiano, secondo la mia mente, un orrore entrate già nel peccato. Ma possiamo fallire e se in questo giorno fallirò, allora lo voglio fare sotto la volontà di Dio. Voglio essere sicuro che giorno dopo giorno ascolto, leggo la sua parola, che posso almeno dedicare un'ora di preghiera solida, sincera e vera davanti all'Eterno. Forse qualcun fratello può prendere il tempo camminando verso la macchina, può prendere il tempo in macchina, solo fate attenzione, ma potete approfittare il tempo ovviamente senza essere distratto. E dopo il consiglio di almeno un giorno alla settimana dedicare un giorno di digiuno al Signore. È un buon consiglio. Alla fine di un anno avete almeno digiunato 52 giorni. Siamo nella genesi di questo anno, nel principio di questo anno. Approfitta di iniziare questo anno calendario di una maniera giusta. Questa stagione di preparazione di una maniera giusta nel nome santo di Gesù. E l'ultimo consiglio oggi, che dice il tuo pastore spiritualmente di te e la tua vita? Ho veramente io un rapporto con il mio pastore? Veramente considero
veramente faccio una consulta, una consulenza con il mio pastore? Veramente conosco io la voce del mio pastore? Fratelli, un giorno alla volta, un passo alla volta, passo a passo. Amen, fratelli. Mia moglie arriva in questo momento, sorella Maria, un saluto, pace di Cristo, Dio ti benedica. Pace di Cristo, pastore, gloria a Dio, pace di Cristo, amate sorelle, amati fratelli, gloria sia al nome di Gesù. Che giornate primaverile stiamo avendo in questi giorni, veramente da gioire insieme, da gioire con il Signore, gloria sia il nome di Gesù. Non so di cosa parlavi prima, pastore, ho sentito la parola digiuno, di ciò che condividevi questa mattina, il sano consiglio, vediamo, ok, sì, di ciò che avevi condiviso stamattina, il sano consiglio dell'ora di preghiera solida, sincera, il giorno di digiuno settimanale e ovviamente il consiglio del tuo pastore. È sempre bello onorare al nostro pastore. Ascoltavamo una predica, un insegnamento di un caro pastore nostro, amico in Stati Uniti, che ha saputo che aveva un qualcosa nel cervello di cui suo papà e suo nonno avevano morto e non era, diciamo, niente terminale. I dottori semplicemente gli hanno detto: guarda, hai questo problema, il tuo cervello sta avendo vari attacchi, come quando uno attacchi al cuore, così stava, il suo cervello sta avendo, non mi ricordo il termine quando il cervello ha questi, come ictus si può dire, no? Interni, che non comunque lui stesso non si rendeva conto, però notava che stava avendo moltissimo mal di testa e non so che altro lui sentiva, ma comunque ricordo aver sentito che diceva forti mal di testa. È andato al dottore, gli hanno fatto la TAC e le hanno detto di cosa stava succedendo nel suo cervello. Comunque le hanno proibito per adesso continuare a fare questi viaggi, perché lui viaggiava tantissimo, e le hanno, diciamo, suggerito di evitare i viaggi e di cambiare dieta, diciamo, no? E lui non è una persona grossa, una persona di un peso normale, però ovviamente a volte certi prodotti che uno consuma possono causare danni interni anche se non prendi peso. Allora gli hanno dato questi consigli e lui condivideva, e in questa predica, che veramente era come l'ultima della sua vita perché è stata potente l'unzione, tutto quanto, lui chiamò persone sul pulpito, chiamò persone molto particolari, molto importanti, che hanno colpito la sua vita spirituale, e come per esempio sua mamma, che tra l'altro una donna di 95 anni, io ci sono rimasta, questa donna non sembrava più di 70 anni, gli occhi vivi, svegli, proprio non sembra assolutamente, una, come dice la parola, che il Signore veramente imbellisce il volto, questa donna proprio forte, ancora predica, canta, suona. E questa mamma di 95 anni, lui ha chiamato mamma, suo papà già è andato con il Signore, e il marito di questa donna, ha chiamato al suo pastore, la moglie del suo pastore, ha chiamato altri due uomini di Dio che hanno impattato la sua vita e che non mi ricordo esattamente la posizione, comunque che hanno avuto nel, come si dice, crescere l'opera del Signore, no? In quella città e altre. E comunque lui ha onorato queste persone in vita, ed è bello vedere come uno può vivere come se fosse l'ultimo giorno e onorare a coloro che
dice la Bibbia, devono essere onorati. E queste persone veramente hanno colpito la sua vita, hanno colpito e formato ciò che lui è oggi, un uomo di Dio, un predicatore. E questa è una cosa bellissima da fare, e per cui sempre bello ascoltare il consiglio dei nostri maestri, dei nostri pastori e dare il posto che Dio dà a loro. Questo è importante farlo. Parlando anche del digiuno, condividevo con le sorelle questa mattina, a parte del digiuno settimanale, ringraziavo il Signore veramente per questo che il Signore ha messo nel cuore del nostro pastore, di fare questo digiuno di 6 settimane come uno spunto, veramente non l'avevamo fatto mai così qui a Torino, ed è una cosa bellissima perché veramente a me mi sta aiutando tantissimo farlo in questo modo, non solo mi sta aiutando spiritualmente ma anche fisicamente. Per me è uno spunto da molti punti di vista e incoraggio a tutti veramente a farlo. In realtà il digiuno, quando si fa per più di un giorno, ovviamente, o più di 2 o 3 giorni, è importante sempre farlo graduale, sia per arrivare al punto dove diciamo rimani soltanto con la parte liquida, e poi riprendere diciamo, allo stile di vita normale, ovviamente cambiando ciò che non va, e chiuderlo gradualmente dello stesso modo per non avere impatti negativi anche sul corpo. Gloria a Dio. E ringrazio il Signore per questa opportunità, sorelle, fratelli, e continuiamo a pregare, continuiamo a digiunare, continuiamo a essere vicino al nostro pastore. E io, sorelle, sono disponibile anche alle sorelle, e gloria sia il nome di Gesù per l'opera che il Signore continua a fare non solo a Torino, Milano e Marsala, ma in tutta l'Italia. Pace di Cristo. Ringrazio il Signore per la sorella Nancy, la sorella Maria Pia, il fratello Giuseppe che sta in ascolto da Marsala, Giuseppe Famularo. Dio ti benedica, benedica la tua famiglia nella tua visita alla bella Marsala. Amen, fratelli. Arrivando a questo punto, il pastore, tutti gli uomini dobbiamo avere un pastore. Ogni ministro, ovviamente, ogni diacono, ogni pastore anche deve avere o essere sotto il consiglio di un pastore, di una guida che controlla quella famosa parola accountability, la responsabilità. Non solo di essere giusto davanti a Dio, ma fare quello che è giusto tra noi come uomini, soprattutto per la guida della bella Chiesa nel suo piano. Allora, fratelli, vorrei condividere con voi, iniziando con Ebrei capitolo 9. Ebrei capitolo 9, verso 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Verso numero 15. E perciò Egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, vuol dire la legge, i chiamati ricevano la promessa della eterna eredità.
verso 16 e 17, poiché dove c'è un testamento, ascoltate bene questo, poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Ho menzionato tre parole per iniziare. La parola successione, la parola eredità, la parola legacy, se si dice un legato che si lascia, un legame che si lascia, e che sia la precisa definizione di questa parola in inglese che si chiama legacy. Per lasciare un'eredità, per lasciare legalmente che si faccia effettiva questo legato, questo legacy, ovviamente la persona deve morire. Un maestro in Inghilterra diceva che dobbiamo predicare come un pastore morendo, un uomo morendo, e dobbiamo anche predicare come una chiesa che è anche al punto della morte. Ovviamente aspettando con ansietà il rapimento. Allora, fratelli, è importante quello che stiamo facendo sotto la volontà di Dio. Numero uno, lasciando un testimonio mentre lodiamo, adoriamo all'Eterno. Dobbiamo lodare, adorare all'Eterno. Con questi consigli con che ho iniziato questo appuntamento oggi, e potete riascoltare dopo se avete arrivato un po' tardi all'ascolto, ma fratelli, una vita senza testimonio in Cristo Gesù è una vita vuota. Il testimonio è semplicemente frutto, la testimonianza è frutto del nostro amore verso il Signore, della nostra comunione con il Signore, dell'ascolto, la lettura della parola di Dio, dal rapporto che avete con il tuo pastore, il rapporto all'interno della Chiesa. Tu sei la Chiesa, noi siamo la Chiesa, e il nostro progettare della nostra vita quotidiana dovrebbe diventare un testimonio, una testimonianza giornaliera. Giornalieramente o giornalmente? Giornalmente, credo che si dice così. Una chiesa che non ha questa testimonianza viva è una chiesa che con il tempo diventa semplicemente una congregazione che sparirà. Ma una chiesa che crede e pratica il vivere con l'attenzione alla testimonianza, è una chiesa che gradisce a Dio, e Dio aggiunge alla sua chiesa coloro che saranno salvati, come lo dice Atti 2:47. È importante parlare della successione, è un qualcosa che noi possiamo fare in vita. Mi ricordo, semplicemente condivido questo, un qualcosa personale che sempre ha colpito la mia vita. Sto parlando, mio papà ha mancato nell'anno
1990. E mi ricordo sempre questo dilemma della successione in termini legali, e le tasse, e se la successione non è veramente fatta in ordine alla morte, ovviamente, del testatario, diventa un problema e l'Stato deve intervenire. Ogni nazione avrà le sue proprie leggi, ma particolarmente, ovviamente, mi ricordo che papà diceva: non vorrei che voi avete algún problema. Eravamo due, siamo due sorelle e io, e prima di papà morire, un anno prima, lui ha sentito di fare effettiva questa successione in vita, e legalmente ci ha chiamato uno a uno e ha detto: vostra mamma è vita, è viva, e a mamma corrisponde questo, a voi ognuno corrisponde questo, andate avanti con la vita, io mi dichiaro povero in vita. E curiosamente, nella nazione dove abitavamo, c'è una fede che si dichiara, dove tu ti puoi dichiarare povero in vita, vuol dire non avete assolutamente nessuna possessione. Quindi al momento che arrive la morte, allora non c'è assolutamente niente da, come si dice, ripartire, condividere o lasciare. E quindi papà ha fatto quello e ha funzionato senza assolutamente nessun problema in vita. Della stessa maniera io credo, fratelli, che in Cristo Gesù, rinunciando al mondo, dobbiamo veramente preoccuparci per sistemare la nostra successione, la nostra eredità, quella unione che lasceremo vive per chi segue. E la Chiesa, se arriva la morte del pastore, e succede tanto, se la Chiesa di Cristo è ben stabilita con la successione, con l'eredità, con questo legacy, no, la Chiesa soffre la emozione in Cristo della mancanza pastorale, ma il lavoro apostolico continua. Pace di Cristo, fratelli, il lavoro apostolico continua. E che esempio tan bello di lasciar preparato il prossimo, se lo posso chiamare così, e c'è una ragione di chiamarlo così, se preparate un altare a casa, dovete preparare quell'altare per vostri figli, per vostri amici, per vostri familiari. E se questo altare è veramente un altare valido, starete lasciando una straordinaria eredità apostolica a chi segue. Il Tempio di Salomone, o il primo Tempio, è stato costruito, secondo la scrittura, iniziò nel 833 prima di Cristo e si è finito 7 anni dopo. Nel conto regressivo verso Cristo, 826 prima di Cristo. Ma fratelli, guarda lo che dice la scrittura. Prima della morte, il re Davide, padre di Salomone, aveva a tale riguardo accumulato
una grande quantità di materiali per la costruzione del tempio sul Monte Moriah che aveva acquistato da tale Arauna il Gebuseo. L'Scrittura ci insegna come Davide ha lasciato preparato quello che era di grande importanza per finire il Tempio. Qual è veramente la nostra eredità? Chi seguirà a Torino, a Milano, il lavoro ministeriale che si è iniziato a Torino dal 2008, 1 agosto 2008? A Milano, non mi ricordo la data specifica, ma è stata una data specifica nel 2012. Ma abbiamo iniziato a preparare questo tempio, questo altare, il legato, il legame apostolico che continuerà fino al ritorno del nostro Signore. Se il Signore arriva tra una settimana, gloria al suo nome. Abbiamo fatto un bel lavoro. Ma se non arriva per i prossimi 50 anni, non credo. Ma dobbiamo avere veramente la nostra preparazione. La parola successione, il dizionario Trecani, il vocabolario dice: il succedere ad altri, cioè il subentrare, il prendere il posto di un altro in una carica, in un ufficio, in un titolo, nella proprietà di un bene, nella titolarità di un patrimonio. Wow! E questo mi colpisce perché noi, essendo seguaci di Cristo, con la rinascita, secondo Atti 2:38, in ubbidienza a Giovanni 3:3 e 3:5, seguendo il comandamento di Matteo 28:19, allora diventiamo titolari di questo patrimonio apostolico fino al suo ritorno. Quindi ricordate, il libro di Atti non finisce con la parola Amen. Noi siamo portatori di quell'ultimo Amen con noi fino a che il Signore dica: ok, questo è l'ultimo. Ma se noi non siamo l'ultimo, siamo titolari di questo patrimonio, di questo Amen che deve essere portato a chi segue alla prossima generazione. La parola eredità è una successione a titolo universale nel patrimonio e in genere nei rapporti attivi e passivi di un defunto. Defunto. E questo tutto ha un paragone, una ombra spirituale straordinaria, fratelli. Che veramente, che grande responsabilità che abbiamo pregando, fratelli, ascoltando la voce di Dio ogni giorno. Un uomo di Dio non può lasciare di pregare mai, neanche al minimo una ora solida al giorno, vera, sincera. Un uomo di Dio almeno pratica il digiuno, non di quando in quando, e potete farlo quando sentirlo, ma che bel atteggiamento di imparare, che bella disciplina di imparare a digiunare un giorno alla settimana per
tutto il resto della tua vita. E dopo il camminare in ubbidienza in Cristo Gesù, io ho un pastore, ho una guida, non vorrei mai andare per questo mondo in Cristo Gesù senza il mio pastore. Pace di Cristo per la Chiesa. La parola legato è una unione stretta, un tenuto insieme, importante, importante, perché se non esiste questo link, questo legame tra una generazione e un'altra, se non c'è quel link tra una persona che io conosco per la strada, per esempio, conoscere una persona e tu non lascia il tuo numero di telefono, nessuna maniera di contattare, come può il Signore utilizzare a te con questa persona? È importante lasciare il link. Il link è qui al mio telefono, qui al biglietto di visita della Chiesa. Qui è l'indirizzo internet della Chiesa, antioca.it. Semplicemente andate lì e potete inviare un'email, potete contattare, e al creare questo link c'è questa bella possibilità di contatto. E finalmente, fratelli, volevo lasciarvi con queste parole nella dedicazione del Tempio, Prima del Re, capitolo 8, iniziando dal verso 5, il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele radunata attorno a lui. Lui era il link e il legame tra il re Davide e Salomone. E ascoltate, si raccolsero con lui davanti all'arca e immolarono una tale quantità di pecore e buoi che non si potevano né contare né calcolare. E per noi questo è la ombra della preghiera sotto il nuovo patto, sotto la grazia. Verso numero 6, poi i sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al suo posto, nel suo santuario del Tempio, nel luogo santissimo sotto le ali dei cherubini. I cherubini infatti estendevano le loro ali sopra il luogo dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stagne. Allora, andando al verso 10, ora venne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Allora Salomone disse, state attento a questo che dirà il re, e l'Eterno ha dichiarato che abiterebbe nella densa nuvola. Io ho costruito per te una casa sontuosa, un luogo nel quale tu dimorerai per sempre. Poi il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava in piedi, attenti, alerti e svegli. E disse, benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, che ha promesso
la sua, con la sua propria bocca a mio padre Davide e l'ha adempiuto con la sua potenza, dicendo: dal giorno in cui feci uscire il mio popolo Israele dall'Egitto, io non ho scelto alcuna città fra tutte le tribù di Israele per edificare una casa dove il mio nome dimorasse, ma ho scelto Davide perché regnasse sul mio popolo di Israele. Or Davide mio padre aveva in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, il Dio di Israele, ma l'Eterno disse a Davide mio padre: tu avevi il cuore di costruire una casa al mio nome e hai fatto bene ad avere questo in cuore, ma non sarai tu che costruirai il tempio, sarà invece il figlio che uscirà dai tuoi lombi, sarà lui chi costruirà il tempio al mio nome. Fratelli, quando leggete tutto questo e guardate veramente la preparazione e come il re Davide ha lasciato praticamente tutto per Salomone continuare il passaggio di questa eredità, di questa successione, e come lui lo ha fatto, è apostolico, certo e vero, fino al giorno di oggi, con le promesse che siamo noi portatori delle promesse del Signore come popolo eletto, scelto da Lui. Le ha gradito salvare per prima il giudeo e l'ebraico e secondo noi il popolo gentile. Gloria al nome santo di Gesù. Successione, eredità e legacy. E queste sono parole molto importanti per il nostro lavoro giornaliero, giornalmente qui a Torino e a Milano. Fratelli, l'altare inizia a casa e questo si deve fare. Il link al pastore, il link, il legame alla Chiesa è per stabilire l'ordine di Dio di casa in casa, di famiglia in famiglia, e l'altare in ogni casa, la base, i principi, come ho iniziato oggi. Se papà non legge la Bibbia o non ascolta la sua parola, nessuno in casa lo farà. Perché i figli raddoppiano quello che succede, è semplicemente per il bene e per il male, i figli raddoppiano, copiano quello che vedono a casa e raccoglierete quello che seminate. Quindi papà deve essere il primo con l'esempio, allora segue sua moglie modellando il matrimonio in Cristo Gesù, segue i figli. Quindi un impatto straordinario nella Chiesa di Cristo Gesù. Noi siamo la Chiesa di Cristo Gesù. Dio vi benedica grandemente, fratelli. Forse ho preso molto più tempo di quello che aveva pensato. E Dio vi benedica. Pace di Cristo, oggi è 24 gennaio 2018, arrivando alle ore 13:50. Pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente. Un caro saluto del pastore Guzman, della sorella Maria, amen, della bella chiesa di Torino e Milano. Thank you.
Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.